tempo passa, mistica e spiritualità. Nella malinconia, il quadrato magico 4 e più, 4 scalini neri che sono le quattro materie e le tre spiritualità del rosso. Quell'evento tragicissimo del terremoto, dato che poi anche noi siamo esperti del terremoto qui al sud, mi è venuto in mente di fare questa dedica di questo monumento immaginario, dove chiaramente stanno le persone sotto le macerie, sotto i palazzi, i muri, eccetera, eccetera. Serie che ognuno di noi lascia un'impronta, per cui fa parte dei sudari, delle mani. Se io tolgo la giacca, di per sé la giacca lascia un'immagine nell'aria, cioè non svanisce subito, che è la cosa bella. In un'ultima cena, perché quando tu vai a cena sei elegante all'inizio, però poi ti sarai. E ci mangi così. Anche troppo ufficiale, mica possiamo diventare tutti quanti primi ministri. Pittore, scultore, ma principalmente pensatore, Sergio. Sergio, il tuo pensiero dove è rivolto? È rivolto all'ambito filosofico. Senza filosofia non si va da nessuna parte. Perché l'uomo è filosofia, è pensiero, basta. Il resto è l'oggettività. Il momento in cui tu lo realizzi e finisce là. E bisogna dimenticarlo, dimenticarlo immediatamente, se no ti frega, torna sempre come un fantasma, hai capito? E te blocca. Ritorna. Quando... Pasta e fagioli, scusa. Dimmi. Mangiate tutti i giorni, non ti fa gustare un te blocca. E allora invece la devi dimenticare, la devi sedimentare e poi la... Quanto rispecchiano la quotidianità i tuoi lavori? Tantissimo, perché comunque può sembrare che sono diversi rispetto ad un evento quotidiano, però attenzione, un quotidiano che non è leggero, un quotidiano ragionato, pensato, che gli esseri umani pensano, non devi scherziare. Per esempio quell'opera là dove ci sta il mago, la nana, quella là, e poi la vista discorso pure a forza, quella là, loro dicono che il mare divide, invece dica che il mare unisce, proprio opposto. Perché tra l'Africa e la Sicilia c'è sto mare. Allora non è che divide, siamo noi che culturalmente diciamo che divide, perché ci fa comodo. Capito? Ma la questione è questa. La comodità di pensiero per non avere impegni mentali. La coscienza, te l'abbiamo usato. Sergio, parliamo un attimino dei tuoi maestri, i tuoi docenti. Allora, tra Bugli, Di Ruggero, Spinosa... Domenico. Sì, è un Mimì. Poi Siciliano, qualcuno me lo dimentica, però c'è stato Affano, quando parlavamo di Carletto Affano, i cortili dell'Accademia, che si fa personaggi incredibili. Poi nell'82 insieme ad altri tre pazzi che erano Donatelli, che attualmente sarà all'Accademia di Luca, Duonno, che fa il docente della scuola media, e il figlio del custode del liceo. Aprivo un ristorante di fronte all'Accademia che si chiamava Rendezvous des Amis, dove si cucinava, beveva, si facevano le conferenze
all'inaugurazione della Cemma con le opere di Domenico Spinosa, ai fornelli cucinava un certo Bugli e a bere c'era un certo ai vini di Fiume. Che sarà? Che sarà? Veramente c'è da scrivere un romanzo, per esempio. Veramente. E lo stanno scrivendo. C'è stato un mio amico scrittore che sta facendo questa cosa, perché prima io avevo lo studio a Santa Chiara, sulla Casseria Lombarda, insieme a Roberto Sanchez, che l'hanno fatto e l'hanno combinata, e devo dire che questa mossa. E noi siamo stati i primi a fare le opere nella metropolitana, pensate te. Poi, vabbè. Poi ci sono stati gli infiltrati. No, ma poi sono scomparse le opere. È un classico napoletano. Va bene, allora. Ok. Ti sono piaciuto?